meglio. Sì, dai, fammi su. La marca TV, che strano. Vabbè. Anche può essere. No, bene. Prego, fai la faccia di quello che va a vincere a fare. Prego. È stata convincente. Prego. Allora, in realtà il momento è delicato perché si sta prolungando. Tu hai detto che le squadre forti lo dimostrano quando in periodo delicato riescono a farlo passare in fretta. Tre partite, un punto. Ma vorrà dire che non siamo così tanto forti. Ecco, però questo pone anche delle domande. Ma queste non sono domande che, a cui posso rispondere io adesso, si risponderà più avanti e risponderà chi di dovere, perché ci sono altre persone coinvolte chiaramente nella squadra, nella gestione, nella costruzione, quindi sono valutazioni che si faranno. Adesso la cosa importante non è perdere energia, secondo me, a pensare a cose incredibili, ma solamente a far quadrato, cercare di tornare in carreggiata. Sicuramente sarà. Di solito quando si viene fuori da queste situazioni si torna in carreggiata non con cose eclatanti, ma facendo cose semplici, grattando via il fondo del barile per dopo riacquistare fiducia. Questo bisogna fare. Se si mette a pensare ad altro adesso secondo me è sbagliato. Senti, è inutile girarci attorno, perché poi peraltro l'allenatore è sempre messo in discussione, ti sei sentito particolarmente messo in discussione, è il vostro lavoro, eh. Sinceramente ti dico la verità, continuo a pensare che in Italia si esageri, secondo me, nel dare meriti e demeriti agli allenatori in generale, però è una cosa che chi fa questo lavoro qui deve accettare, quindi in assoluta serenità, non è quello il problema. La mia concentrazione e le mie energie sono state, sono e sono state sempre dirette a cercare di fare il meglio per la squadra, quindi adesso, come ti dicevo prima, a inquadrare bene qual è la situazione e a cercare la via migliore per uscirne, non il resto non conta niente. Secondo me, io dico spesso ai giocatori che pensare al prima e al dopo una gara è un errore, perché comunque ci lasci delle energie in tutti e due i casi, e sono energie che perdi invece per la gara stessa, che poi è la cosa importante. Quindi adesso lo dico per me, se cominciassi a pensare al prima e al dopo perderei delle energie che mi servono per cercare di vincere la partita domani. Senti, ieri avete avuto addirittura la visita di Renzo Rosso, che voglio dire è un segnale importante anche per la squadra, a mio avviso. Sì, ma la società in questo momento, anche con la presenza di Renzo ieri, ha dimostrato sicuramente vicinanza e ha dato importanza, secondo me, ai giocatori, come è giusto in questi momenti, importanza e fiducia. Quindi va bene così, noi, ripeto, siamo concentrati a cercare di far meglio di quello che abbiamo fatto prima. Si può sapere una battuta che magari vi ha detto in particolare? Ma no, abbiamo parlato solamente di come ricostruire un pochino di morale e quindi anche magari di intensità mentale. Tutto qua, questo è stato il messaggio. Senti, è uscito, quindi le prove che hai fatto in settimana si sono viste, si va a un cambio del modulo? Un 3-5-2 specchio in pratica col Fano? Sì, ma non è fatto per lo specchio del Fano, che su queste sono cose che non mi piacciono e non me ne frega niente di cosa fanno loro in generale, nel senso, va bene, è a specchio, ma sarà a specchio, sì, anche della Bino Leffe e probabilmente anche della Giana. Sì, vabbè. No, è una cosa fatta per noi, una cosa che poi all'interno dello staff della quale si discuteva da un pochino, e dico la verità che se non ci fosse stata la partita infrasettimanale che mi impediva chiaramente di avere tempo per lavorarci, l'avrei già fatto. Saresti già sì, però non uso improvvisare perché le cose vanno male, non mi piace, quindi ho aspettato. Spieghi perché saresti già passato questo modulo? Ma perché valutando, mettendo sul piatto della bilancia vantaggi e svantaggi, quindi tutto quello che comporta la fase offensiva e la fase difensiva, secondo me ci sono alcuni aspetti della squadra che forse così rimangono un attimino più coperti. Che non è coperto nel senso difensivo, nel senso di mettere a proprio agio i giocatori, questo è il discorso. Quindi dietro, sugli esterni. Abbiamo vista bene a posto la sua risolta, l'ennesima ricaduta. Si spera. Ti faccio così perché. Sì, non speriamo di sì. Speriamo. Per adesso si è allenato bene, sta settimana è a posto, si è allenato bene, anzi, ti do molto bene. Possiamo solo sperare. Ok?
che sia a posto. Cuccio stavolta sembra che si accomodi in panchina. Questo non l'ho ancora deciso, però potrebbe essere, non cambia niente. Tante cose ho fatto anche molto bene in settimana, quindi ci penserò all'ultimo momento. Però lui vale gli altri, quindi non è che cambi la questione. Tra le altre cose abbiamo 3 partite ancora in 5 giorni. Sì, una rottura del forza. Esattamente, quindi c'è da tenere conto anche di questo, ci sta. Il Fano? Il Fano è una squadra che ha un percorso completamente, cioè l'opposto del nostro, perché fino a 4-5 partite fa era in grossa difficoltà, dopo hanno trovato una quadratura e messi così e hanno fatto dei punti. Prendono pochi gol, è una squadra compatta, quindi sono due momenti diversi. Però questo non cambia niente, perché poi i momenti sono lì per essere cambiati. Quindi ci proviamo. Che licenza sarà? Ah, non lo so, vediamo domani. I ragazzi hanno lavorato con intensità clamorosa in settimana, direi. Già lavorano intensamente questa settimana ancora. Quindi io posso solo essere contento della settimana e di quello che ho visto. E chiaramente non sarà un Vicenza fluidissimo sul piano del gioco, perché abbiamo cambiato modo di giocare, però questo era messo in preventivo, il rischio calcolato, in quanto non siamo stati fluidi neanche con i moduli di prima, quindi messo sul piatto della bilancia, tanto voleva cambiare. Questo no, però per il resto cercheremo di essere combattivi più del solito se si può, e soprattutto di non concedere quelle 2-3 sbavature che ultimamente concediamo. Solo una domanda, nella tua carriera ti sarà capitato di vivere momenti come questo? Almeno una decina di volte, penso. Sì, forse non è vero. Sono stati veramente importanti. Nei tutti i casi, spesso una squadra, se c'è il gruppo, gioca anche per il proprio allenatore, va quadrato anche per il proprio allenatore. Hai avuto in settimana l'impressione che i ragazzi si rendano conto che da questa partita conta molto per loro, naturalmente conta molto anche per te, e quindi si stiano compattando? Allora, il compattarsi non penso, perché siamo già abbastanza compatti, sono compatti tra di loro e si è compatti, comunque c'è unità d'intento, quindi non so se sia possibile andare oltre la compattezza che già abbiamo, però se è possibile ti rispondo di sì. Dopo, secondo me, la valutazione era molto realistica e semplice. Quando succedono queste cose qua non viene messo in discussione solo l'allenatore, ma tutto quello che ci sta dietro. Quindi è chiaro che il fatto che venga messo in discussione chi comanda comporta la messa in discussione di tutti. Quindi, al di là del fatto che i giocatori con i quali ripeto c'è stima reciproca e unità di intenti sappiano che l'allenatore è messo in discussione, mette in discussione anche loro, c'è poco da fare. E noi ci siamo sempre sentiti tutti in discussione, i giocatori stessi, perché non è che noi siamo qua venuti a Vicenza con le bandiere, noi siamo venuti qua a Vicenza con grande umiltà, e con questa umiltà affrontiamo questo momento. Quindi tutti ci si sente in discussione. Io penso che i giocatori debbano giocare soprattutto per difendere la loro professionalità, l'attenzione che ci mettono durante la settimana, l'impegno che ci mettono durante la settimana, del quale io sono regolare testimone. Per il resto, in questo veniamo coinvolti anche noi dello staff, perché noi siamo la mente della squadra, come siamo il braccio della società, quindi siamo sempre in mezzo a tutti i casini, è detto così, è normale. Però ripeto, c'è unità di intenti, con i giocatori ci si capisce al volo, non è quello il problema. Questo magari potrebbe voler dire sì, ma allora è semplice uscire dalle fasi difficili, ma non è così. Siamo in 40, ognuno ha la sua testa, ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha le sue cose. Sicuramente, ecco, come dicevo, il mio compito, soprattutto in questi ultimi tempi, questa settimana, perché ho avuto il tempo di farlo, è stato quello di cercare di trovare soluzioni migliori per dare a tutti una maggiore tranquillità, questo sì. Cioè, convinzione, quindi convinzione vuol dire intensità, vuol dire grinta, ma sicuramente anche tranquillità, serenità, che vuol dire anche attenzione, perché uno che non è sereno non è attento, non coglie i particolari. E noi, secondo me, in quest'ultimo europeo abbiamo bisogno di questo, più che di altro. Posso fare domanda? Facciamo con te. Thank you.